In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io ho presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me. Ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie. E io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Abbiamo visto ieri una prima caratteristica dello Spirito Santo. Egli è il vivificante, colui che dà vita a tutto, il respiro eterno di Dio. Oggi guardiamo lo Spirito Santo come il cristificante. Per opera dello Spirito Santo, Dio si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Il concepimento e la nascita di Gesù Cristo sono la più grande opera compiuta dallo Spirito Santo nella storia della creazione e della salvezza. In conseguenza dell'incarnazione di Cristo, lo Spirito di Dio si unisce in qualche modo con la carne stessa dell'uomo e quindi con tutta la creazione. Era impensabile per la filosofia greca del tempo e diciamolo per tutte le religioni di tutti i tempi che Dio si contamini con ciò che è destinato a morire. L'opera cristificante dello Spirito non si ferma però alla nascita, ma continua nella vita di Gesù. Lo ritroviamo nel battesimo al Giordano, quando squarciando i cieli scende come colomba. Poi spinge Gesù nel deserto delle tentazioni e Gesù ne prende piena consapevolezza nella sinagoga di Nazareth, quando cita Isaia: «Lo Spirito del Signore è su di me». Poi Gesù esulterà nello Spirito Santo perché il Padre ha nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le ha rivelate ai piccoli. E con la resurrezione Gesù consegna lo Spirito ai discepoli. Ricevete lo Spirito Santo. Già aveva anticipato il tutto nei giorni precedenti la Passione. Diceva ai discepoli: il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Significa che lo Spirito Santo continua a ispirare la divulgazione del Vangelo, ma anche che aiuta a comprendere il giusto significato del contenuto del messaggio di Cristo. Lo Spirito Santo è un altro Paraclito, un altro Cristo. Ma lo Spirito Santo è il cristificante non solo per l'associazione al mistero di Cristo, ma anche perché cristifica noi. Come nell'Annunciazione prende possesso della carne di Maria, generando Cristo nel suo corpo, così fa con l'umanità redenta. Lo Spirito Santo fa nascere Cristo in noi. Lo fa nel giorno del battesimo, quando veniamo innestati come tralci alla vite. E continua a cristificarci nei sacramenti. E con Cristo, in Cristo e per Cristo, come diciamo alla Messa, innesta in noi la vita eterna. Sposando la nostra umanità mortale, ci rende divini. Ecco, vi do alcuni avvisi, come faccio di solito alla Messa. Allora, finalmente siamo sbarcati sul nuovo server
e da oggi la qualità audio è decisamente migliorata. Il sito e l'applicazione sono molto più veloci e più performanti. Ecco, questa è la prima bella notizia. E vi invitiamo a collaborare, ecco, a questo investimento che abbiamo fatto. È certamente una delle collaborazioni più interessanti, più importanti, potrebbe essere proprio la 5 per 1000 alla nostra associazione. L'altra comunicazione è questa: stiamo preparando il rosario della Pentecoste, rosario nelle lingue e anche nei dialetti. E quindi stiamo aspettando il vostro audio, l'audio di qualche persona che reciti l'Ave Maria con la flessione dialettale o comunque locale della vostra zona, delle zone di tutta Italia. Potete spedire a pregaudio@gmail.com. Bene, buona giornata a tutti.